Riproponiamo un libro di Roberto Dutto, non è fresco di stampa, ma racconta una pagina preziosa della vita della città di Cuneo, il cinema. Il cinema a 360 gradi. Il libro racconta la nascita del cinema in assoluto, la nascita del cinema a Cuneo. Vale la pena riparlarne perché sono in corso una serie di iniziative proprio dedicate al cinema. Sì, il libro ripropone un po' la storia soprattutto delle sale cinematografiche qua a Cuneo, che segue un po' la storia del cinema in generale. Si conta che il cinema a Cuneo è arrivato nel 1897, le prime proiezioni sono del 95, quindi ritengo sia un fatto importante per una città, in quel momento una cittadina di provincia, piccola cittadina, perché nel giro di un anno e mezzo il cinema arriva a Cuneo, vuol dire quindi che il cinema aveva la sua presa sul pubblico. Parliamo degli esordi del cinema. C'erano i cinematografi ambulanti, cioè persone che andavano nelle piazze, che concordavano una sala per proiettare dei filmati. Filippi era il precursore di questo che diventò poi un cinema da ambulante a stabile ed è un cunese di Montanera. Lui si vanta di essere il rappresentante della ditta Lumière per tutta l'Italia settentrionale. A Cuneo arriva nel giugno del 1897, si presenta con una lettera in cui parla del reale cinematografo Lumière, fregiandosi quindi del titolo di reale, perché aveva presentato effettivamente il cinema assieme a Calcina, l'aveva presentato anche ai reali, e lì impianta il suo cinema, ci rimane una quindicina di giorni, dopodiché con un discreto successo, per esempio avvia anche una campagna pubblicitaria, al mattino presenta il suo grafofono presso un caffè di via Roma. Il grafofono era semplicemente il nonno di quello che sarà il giradischi successivo, era un modo per fare pubblicità al mattino e poi riproporre in pomeriggio e sera soprattutto il cinema, con questo primo tentativo molto familiare quasi del sonoro. Tra l'altro il sonoro è sempre stata una caratteristica, una ricerca di tutti i produttori di film, e Filippi ha avuto un discreto successo in questa prima venuta in Italia. Verrà ancora a Cuneo qualche anno dopo, nel 1901, ma avrà meno successo, molto meno successo, non perché il cinema non interessa più al pubblico, ma perché nel frattempo, in quei 4 anni che sono passati, molti altri ambulanti sono arrivati in piazza Galimberti seguendo i baracconi, e quindi ormai il pubblico è abituato ad andare, non diciamo al cinema, ma almeno nei baracconi che vendono l'illusione del cinema. Sono arrivati anche altre compagnie, sempre a Toselli, con il loro bravo cinematografo. Tra parentesi, il cinematografo indicava non il locale ma la macchina di proiezione, e quindi ormai il pubblico è abbastanza abituato a vedere le immagini in movimento, tant'è che nel 1905 si tenterà un primo esperimento di sala abbastanza permanente, abbastanza fissa, difatti andrà avanti per 3 mesi abbondanti presso le esposizioni agrarie riunite, e avrà un notevole successo di pubblico. Dal cinema ambulante alla sala cinematografica stabile, con una scelta anche del comune che a un certo punto fa una delibera per dire che non è più permesso agli ambulanti di rappresentare e fare concorrenza al cinema stabile. Ecco, siamo nel 1907-1908. La prima sala che apre a Cuneo è il Reale, dove adesso ci sono i magazzini Zara. Se si guardano i documenti fa anche un po' sorridere, era una stalla. E subito dopo nasce il Cuneese, che era in via Alba, angolo via Luigi Gallo. Ma secondo me quello che hai detto tu adesso dell'intervento del comune è molto significativo. Risale a 3 anni dopo, il 1910. È significativo perché intanto sono i gestori delle sale, in particolare Massa, proprietario e gestore della sala Reale, che chiede al comune di limitare gli spettacoli
non solo però i cinema ambulanti in Piazza Galimberti, ma riesce addirittura a limitare gli spettacoli di prosa e di musica al Toselli, dicendo chiaramente: ma facciamo in modo che i due generi di spettacolo, il cinema e la prosa, non vadano in conflitto, non si sovrappongono. 1913 sarà la volta del cinema moderno, l'ex cinema Corso, adesso Ippogrifo. Lì viene presentato Cabiria per la prima volta, era un successo notevole. Cabiria D'Annunzio, e è la copertina scelta per il libro. Sicuramente, penso, l'immagine che è più diffusa per il cinema di inizio Novecento, quella costruzione pseudoclassica voluta da Pastrone per il film, poi tutta la costruzione anche letteraria di D'Annunzio, che firma quella che sarà poi la sceneggiatura del film. Per esempio, a Cuneo, al cinema moderno, quando venne presentato questo film, c'era un'orchestra di una ventina, mi pare, di elementi, che faceva quel che poteva, ovviamente non aveva la partitura, però riusciva a completare l'illusione dell'immagine con le sue brave note musicali. I film normalmente circolavano anche con delle partiture musicali che il gestore poi cercava in qualche modo di adattare in base anche alle sue disponibilità finanziarie. Qui a Cuneo, per esempio, doveva sottrarre musicisti, maestri di musica dall'orchestra del Toselli, quindi doveva anche qui mediare con diciamo la concorrenza teatrale. Tu sei figlio d'arte, ci racconti perché sei arrivato al cinema e che cosa hai voluto fare con questo libro? Sono figlio d'arte nel senso che mio padre mi ha sempre portato al cinema, e in particolare al cinema Lanteri. Sono sempre stato appassionato di quello che c'è dietro il pubblico, la cabina di proiezione. Da via statuto sbirciavo sulla cabina del Lanteri, che era sempre aperta perché fa caldo in cabina, e vedevo l'operatore che trafficava con questi marchingegni. Poi pian pianino ho raccolto questo materiale e ho cercato perlomeno di mettere insieme la storia di una, io non direi tanto per Cuneo, perlomeno di un'arte, quanto piuttosto di un'attività culturale che a me sembra importante, che per fortuna sopravvive ancora oggi. Ma non è soltanto, secondo me, l'aspetto culturale, è anche un aspetto sociale. Il cinema come luogo di aggregazione, secondo me, è un aspetto importante della società di allora, 1910, ma anche di oggi. In questo periodo avete realizzato una mostra e state festeggiando la vita del cinema Lanteri. Sì, il cinema Lanteri è nato nel 1930 per volontà della curia diocesana di Cuneo e dell'Azione Cattolica di Cuneo. È nato in via Statuto, poi all'inizio degli anni 80 l'edificio è stato abbattuto ed è rinato nuovo in via Emanuele Filiberto. Il cinema Lanteri è nato nel 1930 come luogo dove poter fare assemblee, incontri, proiezioni per famiglie. Di fatto, alla lunga, soprattutto nel secondo dopoguerra, le proiezioni per famiglie sono andate rapidamente decrescendo perché mancava il materiale da proiettare. Abbiamo voluto ricordarlo con due mostre, una mostra fotografica del progetto AR, che riprende i fotogrammi dei film girati a Cuneo e li reinventa con attori non professionisti nelle nostre strade oggi. E poi una mostra documentaria dentro la sala che ripercorre un po' la storia del cinema Lanteri, ma anche delle proiezioni luminose, cioè quello che c'era prima del 1930. C'è anche un pezzettino di parte, diciamo, storico-tecnica, con dei proiettori e delle diapositive di fine 800. In più poi abbiamo aggiunto, siamo riusciti a recuperare 4 dei 5 film girati a Cuneo, li stiamo proponendo il giovedì sera, non tanto per vedere dei film, quanto per vedere Cuneo attraverso l'obiettivo della macchina da presa, che in parecchie occasioni ha fatto un bel servizio per Cuneo, perché sa riprendere una città e sa riprenderla anche molto bene.